Due casi di legionella in città a contrarre l'infezione, due turismi che alloggiavano in un albergo del centro storico di Trapani. E questa è la nostra notizia del giorno. Dopo i casi di acqua inquinata con un bambino di 8 anni colpito da un'infezione per essersi lavati i denti con l'acqua del rubinetto, un'altra emergenza a Trapani. Due turisti italiani ospitati in un hotel del centro storico sono finiti in ospedale con i sintomi della legionellosi, patologia poi accertata dalle analisi a cui sono stati sottoposti. Entrambi manifestavano problemi respiratori e sono stati ricoverati. È subito scattato il protocollo previsto per questi casi. L'ospedale Sant'Antonio Abate ha informato l'ASP che ha avviato un'azione di monitoraggio eseguendo un controllo nella struttura ricettiva dove alloggiavano i due turisti. Nel frattempo, il sindaco di Trapani, Tranchida, ha emesso un'ordinanza di inibizione all'autorizzo delle camere della struttura ricettiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ai fini di tutela della salute degli ospiti. L'ordinanza, precisa il primo cittadino, resterà in vigore fino a quando non verranno adottati da parte del titolare dell'albergo tutti gli accorgimenti indicati dall'ASP. Resta però da accertare come i due visitatori abbiano contratto la patologia. La malattia si trasmette con l'inalazione di piccole particelle di acqua contaminata. Il batterio si diffonde poi all'interno dell'organismo fino ad arrivare ai polmoni. La trasmissione della legionella avviene tramite rubinetti, fontane, serbatoi e riscaldatori di acqua e grandi impianti idrici. Sulla vicenda è intervenuto Franco Di Gregorio, direttore del Dipartimento Prevenzione della Salute dell'ASP. È un fenomeno che richiede attenzione di tutti gli enti preposti ai controlli. Bisogna stare attenti, conclude, soprattutto a quelle strutture che si approvvigionano di acqua dai privati. Torneremo sul tema dell'acqua inquinata tra pochissimo, una breve pausa per noi. Acqua inquinata ora è allarme. Dopo il caso di un bambino colpito da un'infezione, cresce la paura a Trapani. Il sindaco, situazione sotto controllo. Dammi soldi o ti brucio la casa. I carabinieri di Petrosino hanno arrestato un pregiudicato che aveva estorto denaro alla sorella. A casa mia, su Telesud, prende il via domani il nuovo format condotto da Vittoria Benante e lo chef Peppe Giuffrè. La magia del presepe a Villa Pepoli ha preso il via ieri a Trapani la rappresentazione della natività in tema medievale. Lo sport e derby, domani alle 18 la Trapani Shark affronterà Agrigento. Domenica il Trapani Calcio se la vedrà con Ragusa, Supercoppa per l'Handball Erice. Uccisi per il loro impegno, nell'approfondimento di oggi parleremo di due delitti eccellenti a firma Cosa Nostra, quello di Giuseppe Fava e quello di Piersanti Mattarella. Quest'ultimo domani sarà ricordato a Trapani con una cerimonia alla Villa Margherita. Buongiorno a tutti voi da parte mia e di tutta la redazione di Telesud. Ovviamente torniamo al primo titolo di oggi, parliamo dell'acqua inquinata a Trapani, ovviamente è scattato l'allarme. Il sindaco però rassicura, la zona interessata è circoscritta. La situazione è ormai superato il livello di guardia. A Trapani ora è allarme. E mentre il comune sta cercando di capire quali siano le cause dell'inquinamento dell'acqua che arriva nelle case, un bambino sarebbe stato colpito da un'infezione dopo essersi lavato i denti con l'acqua del rubinetto. Un caso che ha gettato nella paura i trapanesi da sempre alle prese con la carenza idrica, uno dei tanti paradossi della città, e ora colpiti da una nuova emergenza. La poca acqua che arriva nelle abitazioni è nera e maleodorante. Il sindaco Giacomo Tranchida minimizza, la zona interessata è ben circoscritta. E mentre fioccano le ordinanze di divieto di utilizzare l'acqua, il mistero sull'acqua contaminata rimane. La prima ordinanza risale al 7 dicembre scorso, quando, a seguito di segnalazioni, sono state avviate analisi di laboratorio sull'acqua nella condotta idrica comunale, i cui risultati hanno confermato l'esistenza di parametri non conformi a quelli di legge. Il 27 dicembre, dopo nuove segnalazioni e conseguenti esami di laboratorio, il Comune ha deciso di estendere il divieto ad altre aree con una seconda ordinanza. E così, alle prime strade colpite dalle restrizioni che riguardavano via Nicolo Fabrizi, nel tratto tra via Livio Bassi e via Nausica, via Nino Bixio, tra via Bassi e via Nausica, via 20 Settembre, tra via Bixio e via Colonnello Romei, via Nausica, da via dei Geranei a piazza 21 Aprile, si sono aggiunte altre due strade, l'intera via Dalmazzi e via dei Mille, tra piazza 21 Aprile e via Livio Bassi. In via Nicolo Fabrizi l'allarme è rientrato e gli abitanti possono riutilizzare l'acqua. Nelle altre strade,
I lavori vanno avanti a tentativi con gli scavi nelle arterie interessate dall'inquinamento. I cittadini continuano a convivere con i problemi legati all'impossibilità di poter utilizzare l'acqua. Per venire incontro alle loro esigenze, il comune aveva attivato un servizio gratuito di autobotti andato avanti fino al 31 dicembre. Con l'inizio del nuovo anno, il servizio è stato sospeso per la mancata approvazione del bilancio di previsione. I controlli per individuare le cause della contaminazione proseguono, si va avanti con tentativi. Le verifiche in corso, spiega Tranchida, sono previste dalle procedure adottate dagli uffici che, al massimo delle loro forze, stanno adoperandosi per trovare la causa di tale problematica. Relativamente alle scuole, allo stato odierno non ci risultano criticità, anche se sarà nostra cura provvedere, per puro scrupolo e prima dell'apertura delle stesse, a fare i prelievi per analizzare l'acqua. Inoltre si sta provvedendo anche con interventi con videocamere lungo la condotta per intercettare meglio l'eventuale commistione. E sulla vicenda dell'acqua inquinata in città è intervenuto l'assessore ai servizi idrici del comune di Trapani, Vincenzo Guaiana. Noi l'abbiamo ascoltato. Intervengo in merito alle notizie che stanno uscendo in questo momento in merito all'inquinamento in alcune zone di Trapani. È importante precisare che l'inquinamento è circoscritto alla piazza 21 Aprile. Non abbiamo altre situazioni di inquinamento anche al centro storico. L'unica, diciamo, area interessata è questa. Stiamo cercando alacremente di trovare il problema, stiamo intervenendo con la ditta anche a fare delle video con le videocamere a vedere se troviamo questa commistione e vorrei anche aggiornare magari i cittadini che sono nelle aree limitrofe, mi riferisco alla via Nicolo Fabrizi, via Nino Bixio, via Livio Bassi, che abbiamo provveduto a fare le controanalisi perché le prime sono risultate negative e le controanalisi, se risulteranno anche queste negative, da lunedì inizieremo a riaprire le prese. Quindi, soltanto per tranquillizzare la cittadinanza e di non avere, diciamo, altre preoccupazioni in tal senso. Cambiamo argomento, chiaramente ne riparleremo nelle prossime edizioni. Adesso invece la cronaca è che i carabinieri di Petrosino hanno arrestato un estorsore, aveva costretto la sorella a consegnargli 4.000 euro. Se non mi dai i soldi, la minaccia, ti brucio la casa. Nonostante fosse ai domiciliari per il reato di estorsione, è evaso per minacciare la vittima delle sue richieste di denaro, la sorella che lo aveva denunciato dopo avergli consegnato 4.000 euro. Così un pregiudicato di 43 anni è finito in carcere. Dopo averlo arrestato, i carabinieri di Petrosino lo hanno condotto al Pietro Cerulli di Trapani su disposizione dell'autorità giudiziaria. Nei suoi confronti la procura di Marsala aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari dopo la denuncia sporta dalla sorella. La donna ha raccontato ai carabinieri di essere stata costretta a consegnare al fratello, nell'arco di pochi mesi, la somma di 4.000 euro. Mi minacciava, ha detto, di incendiarmi la casa o la macchina, se non assecondavo le sue richieste di denaro. Le risultanze investigative raccolte dai militari d'allarma sono state condivise dalla magistratura, che ha emesso a carico del 43enne la misura restrittiva degli arresti domiciliari. Incubo finito? Per niente, perché l'uomo è evaso recandosi nell'appartamento della sorella per minacciarla, questa volta di morte. Il tempestivo intervento dei carabinieri, che lo hanno bloccato a fatica, ha scongiurato che la situazione potesse degenerare. Dopo l'arresto, l'uomo è passato dai domiciliari alla detenzione in carcere. L'Europa, o meglio la Comunità Europea, decreta la fine della pesca a strascico. Predisposto il decreto per il bando da 74 milioni finalizzato alla demolizione dei vecchi pescherecci. Dopo diversi anni di lotta a questa diffusa tipologia di pesca, ora l'Europa affonda il colpo finale. Arrivano i soldi per la demolizione dei vecchi pescherecci e sarà il capolinea per la pesca a strascico. Obiettivo dichiarato dell'Unione Europea è rinnovare la flotta al fine di tutelare l'ambiente, afferma Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale dell'UNCI Agroalimentare. L'iniziativa, nobile nello spirito, che però in concreto determinerà la fine dello strascico. La battaglia allo strascico da parte dell'Europa
Europa era cominciata diversi anni fa, con l'imposizione di maglie per le reti molto ampie, che tutelavano i pesci più piccoli e salvaguardavano la crescita degli stessi. Ora, invece, la demolizione delle imbarcazioni obsolete completerà l'opera. È stato già predisposto il decreto dirigenziale del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, conclude Scognamiglio. Ora si attende solo il bando per il fermo definitivo delle imbarcazioni datate. Nel bando sono individuate le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in oggetto. In Liguria, Toscana e Lazio i rimborsi sono diretti esclusivamente per la pesca a strascico che, fatto oggetto nel tempo di numerose e pesanti limitazioni, è stata sostanzialmente criminalizzata. Questo con ogni probabilità sarà un duro colpo per l'intero settore e per tutta la filiera. Ma tant'è, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca ha introdotto criteri che vanno nella direzione della cancellazione dello strascico e del rinnovo totale della flotta. Va da sé che molti pescatori, alla luce della delicata situazione, sceglieranno di cogliere l'opportunità dei finanziamenti per tutelarsi almeno parzialmente. Stringenti più del previsto le modalità di accesso ai finanziamenti in oggetto. Si profilano così nuove sfide per gli operatori del settore con investimenti finalizzati alla adozione di tecnologie avanzate, rispettose dei nuovi standard. Ad ogni modo è assodato che la dismissione della pesca a strascico comporterà conseguenze negative sull'occupazione e sulla disponibilità per i consumatori di pescato fresco italiano controllato. Un attimo di pausa per noi, torniamo subito. A casa mia su Telesud prende il via domani il nuovo format condotto da Vittoria Benante e Peppe Giuffrè. La magia del presepe a Villa Pepoli ha preso il via ieri a Trapani la rappresentazione della natività in tema medievale. E infine lo sport, derby domani alle 18, la Trapani Shark affronterà Agrigento, domenica il Trapani Calcio se la vedrà con Ragusa, Supercoppa invece per l'Handball Erice. Prende il via domani su Telesud il nuovo format condotto da Vittoria Benante e Peppe Giuffrè, si parla di cucina. Comincia domani il nuovo format di intrattenimento A Casa Mia, condotto da Vittoria Benante. Con lei l'enogastronauta Peppe Giuffrè, che di volta in volta affiancherà ai fornelli i suoi ospiti che proporranno una loro ricetta. Si comincia sabato 6 gennaio celebrando l'Epifania e le antiche tradizioni siciliane per la festività. A Trapani c'era una grandissima tradizione, io ho scoperto, dell'Epifania. Parliamo di storia. E parliamo anche che non ci può essere innovazione senza tradizione e quindi ragion per cui piace, anche abbiamo abbinato due persone straordinarie. Le andiamo subito a presentare con immenso piacere questa sera A Casa Mia con la fashion chef Valentina San Clemente. Buonasera. Poi qua ci abbiamo la storia. La storia della pasticceria, la storia, poi ci sono tanti aneddoti che vi racconterò sulla pasticceria. Lo conoscete già tutti, non ha bisogno di presentazioni. Grazie. Rinascente di Trapani nasce con lui, Gianni Costanza. Grazie. Ogni settimana invece, ogni giovedì alle 20:25, gli ospiti si alterneranno ai fornelli di Casa Benante. Con loro ci saranno noti chef del territorio per consigli e suggerimenti sui piatti preparati davanti alle telecamere. Ivan, cosa ci preparerai? Questa sera vi preparo una pasta alle vongole veraci. E perché la pasta con le vongole? Cosa ti ricorda? La pasta con le vongole perché? Perché mi ricorda un po' la mia infanzia, perché già la nonna e poi la mamma mi deliziavano spesso con un ottimo spaghetto alle vongole. Questa cosa poi l'ho imparata a fare io, perché quando avevo voglia di mangiare e quel piatto era uno dei miei preferiti, quindi ho iniziato a cucinarlo. Cosa ricordi di Macari? Ma intanto la mia emozione immensa di poter girare con una troupe importante, una produzione importante, guardando il mio Montecofano, ossia nella casa mia, perché era la mia la casa ovviamente, del mare, e ovviamente io mi affacciavo dalla finestra e vedevo quella montagna, che è la montagna con la quale io parlo ogni giorno. La cosa più bella, l'emozione più grande, anche quando ho girato l'ultima scena che eravamo a fare il bagno con mio marito, con il papà di Claudio, e lui da piccolo, ero con Montecofano dietro.
Appuntamento quindi da non perdere, da un argomento più leggero a uno più importante. A Trapani mancano i bilanci e saltano le assunzioni dei vincitori dei concorsi. A segnalare la situazione è la segreteria provinciale della Sostampa. Torna all'attacco la segreteria provinciale di Assostampa e il sindacato unitario dei giornalisti siciliani. Questa volta però al centro della segnalazione c'è il concorso di giornalista pubblico del comune di Trapani. Un iter lungo, quello che ha portato al concorso, prima nel marzo del 2019, la mozione del Consiglio Comunale riguardante l'istituzione dell'ufficio stampa del comune di Trapani da affidare ad un giornalista iscritto all'ordine e scelto attraverso le normali procedure. A dicembre 2019 invece l'amministrazione aveva pubblicato un avviso per la figura di addetto alla gestione social media con il compito di coadiuvare il sindaco nelle attività di gestione della comunicazione e mantenimento dei rapporti coi cittadini. La procedura selettiva pubblica per soli titoli fu indetta nel dicembre del 2020. 12 vincitori per i vari profili professionali, tra cui uno per il profilo di giornalista pubblico specialista nei rapporti con i media. La graduatoria finale è stata pubblicata nel gennaio del 2022, ma a distanza di 24 mesi il vincitore non ha ancora firmato il contratto di lavoro e il motivo è chiaro, la mancanza di bilancio. E se entro il 18 gennaio gli strumenti finanziari non saranno approvati, decadrà l'intera graduatoria. Secondo alcune interpretazioni, le graduatorie dei concorsi scadrebbero dopo 2 anni, ha dichiarato Assostampa. Un paradosso nonostante le diverse rassicurazioni dell'amministrazione che aveva garantito che il nuovo addetto stampa al comune sarebbe stato in servizio entro dicembre scorso. E ora arriva invece l'annuncio che la giunta ha varato l'esercizio provvisorio. Che farà ora l'amministrazione? Si ricomincerà l'iter da capo? La regione dice sì ai lavori al porto di Favignana, ora c'è il finanziamento. Vediamo. Svolta per i lavori al porto di Favignana, la regione ha firmato il decreto di finanziamento e l'impegno di spesa. Ora via alla fase operativa. È stato il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, Salvatore Lizio, a firmare il decreto di finanziamento del primo stralcio dei lavori di messa in sicurezza del porto di Favignana. La spesa complessiva prevista è di quasi 26 milioni di euro. Il primo stralcio prevede la costruzione di una nuova diga foranea e l'ammodernamento complessivo dell'area portuale. I lavori sono stati assegnati con gara svolta dalla Regione Siciliana all'ATI AMEC SRL Infratec Consorzio Stabile Scarl Manelli Imprese SRL. Nei giorni scorsi la giunta di Favignana aveva proceduto all'approvazione e alla presa d'atto del progetto, provvedimento propedeutico alla definizione del contratto d'appalto. Con l'impegno definitivo delle somme da parte della regione siciliana si passa ora alla fase operativa della costruzione del nuovo porto, dice il sindaco Forgione. Continueremo a fare la nostra parte facendo parlare i fatti per dare alla comunità un'opera attesa da anni e per la quale diverse amministrazioni si sono impegnate. Un buon inizio per questo 2024. Inaugurato ieri pomeriggio alla Villa Pepoli di Trapani il presepe medievale vivente ed in questa edizione del 2024 l'associazione Tradumaria Venti, promotrice dell'iniziativa, ha voluto rievocare la rappresentazione della Natività fatta a Greccio nel 1223 da San Francesco d'Assisi. Per noi Mario Torrente. Sono diventati la location del villaggio medievale dove hanno preso forma gli antichi mestieri di un tempo, accompagnati dai buoni sapori delle tipicità locali. E nei giardini comunali della Basilica della Madonna di Trapani è stata allestita la suggestiva e particolare rappresentazione della Natività che ricorda il presepe di Greccio voluto da San Francesco d'Assisi nel Natale del 1223. Questo che vedete è il primo presepe che nasce 800 anni fa, voluto da San Francesco. San Francesco decide al signore di Greggio, il castellano di Greggio, di preparargli in una grotta una mangiatoia, un altare e un asinello, che lui la notte di Natale va a depositare questo bambinello. Come fate in questo presepe non vedete la figura di Maria e di Giuseppe, ma vedete solo la figura di San Francesco, perché è proprio e l'asinello che è qua, che completa un pochettino l'opera. Dal momento che nasce il primo presepe, poi ci sono evoluti, ognuno ha messo Maria e Giuseppe, la Natività, quella che vediamo nei presepi di oggi. Ma il primo presepe è stato fatto così. Signori, questo è il primo presepe di 800 anni.
Gli 800 anni del presepe di greccio sono stati ricordati da Claudio Maltese durante un momento tra narrazione e la musica di Alex Sabri, che ha fatto da sottofondo assieme al suono delle cornamuse al villaggio medievale composto da circa 20 capanne e da oltre 50 figuranti. Naturalmente nelle capanne montate a Villa Pepoli non sono mancati i buoni sapori dell'atmosfera natalizia a partire dalle spince, ma non solo. Spazio anche all'artigianato e alle tipicità locali. Il presepe medievale continuerà anche oggi e domani dalle 17 alle 21 con un programma dove sono previste diverse iniziative. Il gran finale sarà domani con il corteo dei Re Magi, mentre questo pomeriggio ci sarà lo spettacolo di fuoco. Venerdì ci sarà la seconda giornata, sempre dalle 17 alle 21 l'apertura del presepe, con poi alle 19.15 il grande spettacolo del fuoco realizzato dall'artista trapanese Ida Bruno. Infine il giorno 6, il giorno dell'Epifania, abbiamo alle 17 la sfilata dei Re Magi, che sempre dal Santuario della Madonna giungeranno qui a Villa Pepoli, e qui ci sarà la consegna dei doni da parte dei Re Magi al bambinello. E lo spettacolo poi alle 19.15 si concluderà con le antiche canzoni veramente storici, secolari, in dialetto siciliano, riferiti alla Natività del Gesù Bambino da parte del gruppo Itamorra, e poi alle 21 sempre la chiusura del presepe. Andiamo agli appuntamenti di questa sera sulla nostra emittente. Iniziamo alle 21 e poi anche alle 23 con Respubblica Sicilia chiama Europa. Ospite del nostro direttore Nicola Baldarotta, il presidente di Airgest Salvatore Ombra. E adesso invece ci fermiamo soltanto per un po' e poi torniamo con lo sport. Eccoci puntuali con lo sport, abbiamo titolato e derby perché domani la Trapani Shark sarà ospitata da Agrigento al Palamoncada appunto per il derby di Serie A2, parliamo di basket, ma poi domenica invece il Trapani Calcio sarà ospite del Ragusa. Intanto però, a proposito di appuntamenti importanti, domani tocca all'Handball Erice esordire in Supercoppa a Chieti, affronterà subito il Pontinia, ma poi chiaramente ci torneremo nell'edizione di domani. Torniamo adesso al basket, dicevamo prima domani alle 18, palla 2 del derby tra Agrigento e Trapani Shark. Vediamo il servizio. I derby, per antonomasia, si preparano da sé. Sono partite che esulano dal contesto del campionato, aperte ad ogni risultato. Non fa eccezione quello che si giocherà domani pomeriggio al Palamoncada di Porto Empedocle. All'andata, i Granata trionfarono in casa, ma Agrigento ha già battuto la prima della classe, seppur in Supercoppa. Saranno tantissimi i tifosi Granata che seguiranno la squadra. Ieri, in conferenza stampa, oltre a coach Parente, è intervenuto anche il play, Matteo Imbrò. Sicuramente tornare a casa è un'emozione, perché ritrovi amici, familiari, gente che conosci sin da piccolo, che verrà a vederti a giocare. Quindi all'inizio ci sarà un po' di emozione, ma poi come tutte le partite passa. Magari adesso sono un po' più abituato, quindi dico all'inizio un po' di emozione, poi si giocherà e basta. Se devo descrivere le partite contro Agrigento, sono state diverse, perché la prima in Supercoppa noi abbiamo perso e giocavamo in una maniera, Agrigento in un'altra. Poi la seconda partita abbiamo vinto noi e abbiamo cambiato tutti e due i modi di giocare. Sicuramente adesso con il nuovo allenatore loro avranno sicuramente più energia. Poi giocare in un campo come Agrigento è molto difficile, è un campo caldo dove loro cercano di imporre il loro ritmo. E sicuramente Calvani, che conosco, darà la sua impronta e cercherà in pochi giorni di trasmettere magari qualcosa in più per provare a ottenere un buon risultato. Domani, tra l'altro, ci sarà un importante big match, quello tra Torino e Cantù, chiaramente tutto da seguire. Passiamo invece adesso al calcio attivo, il mercato del Trapani, come sapete, anche in uscita. Infatti Alessandro Cangemi ha rescisso ieri il suo contratto con la squadra granata. Il giocatore approderà alla Cireale.
Dicevamo prima del derby, chiaramente la squadra si sta preparando e questa mattina mister Alfio Torrisi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Sicuramente la partita dopo una lunga sosta, io penso che le partite più complicate in una stagione sono la prima, la partita ufficiale di Coppa, la prima di campionato, l'ultima prima della sosta e la prima dopo la sosta. Queste per me sono le partite dove il coefficiente di difficoltà è altissimo, perché l'imprevisto è dietro l'angolo e quindi sotto l'aspetto mentale sono le più complicate. Noi l'abbiamo preparata bene, molto bene, non la partita ma la gestione, secondo me, della sosta e della settimana. I ragazzi mi hanno sorpreso al rientro, sia subito dopo Natale e sia subito dopo Capodanno, soprattutto nella sosta della settimana di Natale, quando abbiamo parlavamo col direttore Mussi, che si è lavorato con un'intensità di sicuro non di questa categoria, intensità altissima. E questo fa ben sperare, ha fatto piacere, soprattutto perché quando la gara è ancora lontana, avere un'intensità importante non è mai semplice trovarla, e la squadra ha dimostrato invece questo, e questo è sintomo di grande voglia, di grande fame, di quello che alla fine ci deve sempre contraddistinguere. La partita l'abbiamo preparata come tutte le partite, siamo consapevoli che inizia da domenica un nuovo campionato, è tutto diverso, si riparte da zero, però noi abbiamo un piccolo vantaggio, che è quello di essere a più 4 da chi è dietro di noi, e quindi dobbiamo cercare di sfruttarlo al massimo, anche perché da domenica ogni partita che si fa è una partita in meno verso l'obiettivo, e quindi il vantaggio diventa importante ancora di più, perché si riduce i punti a disposizione, si riducono, e quindi questo sicuramente deve essere un fattore determinante alla mente di tutti. Domani Trapani ricorderà Piersanti Mattarella, ucciso nel 1980 dalla mafia. Oggi invece ricorre l'anniversario della morte di Giuseppe Fava, anche lui ucciso da Cosa Nostra. E questo è l'approfondimento di oggi. Il 5 gennaio del 1984 Giuseppe Fava viene freddato da 5 colpi di pistola calibro 7,65, un delitto firmato Cosa Nostra. Di rado in un caso di omicidio il movente è mai stato così chiaro fin dal primo momento. Giuseppe Fava è stato ucciso per la storia della sua vita, per il suo impegno come giornalista, per le denunce fatte nei suoi articoli e nelle sue interviste. La sua è una storia non di certo dimenticata, ma ciononostante da ricordare. Il 6 gennaio dell'84 i catanesi manifestano la loro solidarietà nei confronti di Fava con un minuto di silenzio allo stadio. D'altronde, la vita del giornalista si è sempre intrecciata con quella della sua città, sia nei giorni della sua crescita con il miracolo economico che in quelli ben più difficili dei comitati d'affari. Sono gli anni del boom e dello spettro della mafia sulla città. A raccontare quegli anni sono gli amici e i familiari di Fava, ma anche Angelo Sino, il pentito di mafia che è stato definito il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, il testimone chiave nel processo per la morte del giornalista. A pochi giorni dalla morte di Fava, I Siciliani, il giornale in cui lui scriveva, diventa il più diffuso e apprezzato in Italia. Ma paradossalmente a Catania nessuno sembra accorgersene. La tiratura aumenta, ma la pubblicità scarseggia. Per l'industria siciliana, per i suoi operatori economici, per le istituzioni culturali, acquistare uno spazio non è un semplice investimento promozionale. Vuol dire infatti schierarsi, compromettersi, fare una scelta di campo definitiva contro la mafia, ma anche contro le sue complicità, i suoi protettorati e i suoi clienti. E questo sembra a molti un rischio troppo alto, un rischio che Claudio Fava ha sempre intrapreso, anche dopo la morte del padre, in qualità di presidente della Commissione regionale d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, dal 16 maggio 2018 al 25 settembre 2022, e tutt'oggi in qualità di giornalista. È cambiato tanto, ma non è cambiato tutto. Continuiamo a non prendere sul serio fino in fondo la sfida che Cosa Nostra continua a lanciare al nostro paese. A volte è come se avessimo bisogno di sentire l'odore del napalm in aria per emozionarci. E allora, se c'è meno violenza che in passato, sembra quasi che la sfida di Cosa Nostra sia meno urgente, meno pressante, meno pericolosa. Così non è. È una mafia che si è fatta più subdola,
capace di entrare in profondità nelle vene aperte dell'economia di questo paese, che ha bisogno di meno violenza, ma è capace di camuffarsi, di rendersi più riconoscibile, per cui è un'emergenza, come lo è stata in questi anni, è anche un'emergenza civile, culturale, passa anche attraverso il modo di considerarla una grande questione nazionale, non soltanto da addetti ai lavori. 40 anni dopo la morte di Giuseppe Fava, dobbiamo declinare la storia della mafia utilizzando paradossalmente gli stessi nomi, le stesse famiglie, le stesse dinastie mafiose di 40 anni fa. Questo ci dice qualcosa, ci dice che evidentemente la capacità di sopravvivenza, di tenuta, anche, come dire, di impunità di Cosa Nostra, che naturalmente ha subito molti colpi, è ancora molto forte. E da questo dovremmo partire. 4 anni prima dell'omicidio Fava, un altro delitto eccellente a Palermo. Il 6 gennaio 1980, infatti, fu freddato da un sicario di Cosa Nostra l'allora presidente della regione siciliana, Piersanti Mattarella, mentre si recava a messa con la moglie Irma Chiazzese, la figlia Maria e la suocera Franca. Le indagini identificarono negli esecutori materiali Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, terroristi di estrema destra dei nuclei armati rivoluzionari. E domani l'amministrazione comunale di Trapani onorerà la memoria di Piersanti Mattarella con una cerimonia di commemorazione, che avrà luogo alle ore 9:30 presso la Villa Margherita, dinanzi al busto commemorativo a lui dedicato.